Due giornate intense di lavori per porre l'attenzione sulla complessità degli interventi diagnostici e di cura in ambito uro-oncologico, che possono portare a condizioni di eccessiva variabilità delle procedure, cosa che facilita lo scostamento dalle linee guida internazionali in ambito appunto oncologico. Siamo qui a parlare di tumori urologici, tumori della prostata, tumori della vescica e tumori del rene. Parliamo di tre patologie che occupano una top 10 oncologica con possibilità nuove dal punto di vista della diagnosi e della terapia. L'incontro di ieri e di oggi ha l'obiettivo di mettere a fuoco argomenti importanti e portando alla conoscenza di tutti le novità che riguardano sia l'aspetto della diagnostica con nuove tecniche che ci permettono di raffinare e potenziare le capacità diagnostiche, ma anche nuove terapie sia di tipo chirurgico che di tipo medico per tutte e tre le patologie oncologiche. Di questo si è parlato nel meeting che si è tenuto al Tag Hotel di Fano, dove i professionisti di Marche Nord hanno voluto richiamare l'attenzione delle istituzioni e dei professionisti della salute su questi aspetti organizzativi ed esecutivi che permettono di conciliare efficienza, efficacia e sostenibilità di un trattamento e della gestione più appropriata del paziente. Ci troviamo nuovamente qui diversi professionisti perché io insisto sempre sulla multidisciplinarità per affrontare questo tipo di malattie. La multidisciplinarità è diventato un fatto fondamentale. Noi per combattere queste malattie, per curare i nostri pazienti, abbiamo bisogno di lavorare insieme. In questi ultimi tempi poi sia il progresso della medicina con farmaci nuovi, sia il progresso della radioterapia, abbiamo delle tecniche speciali, abbiamo delle possibilità di fare tantissimo, di dare tantissimo ai nostri pazienti. Ecco, trovarci insieme, parlare insieme, aggiornarsi e fare il bene dei nostri pazienti, prendere in carico i nostri pazienti. È fondamentale per me non far correre il paziente fra i diversi professionisti, ma siamo noi che stiamo attorno al nostro paziente. Siamo al quarto meeting uro-oncologico, il terzo l'abbiamo fatto 2 anni fa. Come mai rivedersi dopo 2 anni? Perché in questi 2 anni notevoli sono stati i successi nell'ambito dell'oncologia oncologica urologica. C'è stato l'avvento di nuovi farmaci, di nuove possibilità terapeutiche, abbiamo condiviso dei progressi nella diagnosi, per cui ci ritroviamo a ridiscutere assieme a quelli che abbiamo invitato, che sono un po' gli opinion leader italiani, quello che è lo standard per la cura di queste malattie. Malattie molto importanti da un punto di vista epidemiologico: il tumore della prostata è il tumore più frequente nella popolazione maschile, è una patologia che grazie all'ausilio dei nuovi farmaci ha visto anche una modificazione della storia naturale, soprattutto nelle fasi più avanzate della malattia. Adesso riusciamo a curare sempre di più e a guarire sempre di più, dando sempre una buona qualità della vita a tutti i nostri pazienti.